delle società esperte nella formazione e nell'orientamento al lavoro proprio professionale è sicuramente Blue Zone, presente proprio alla terza edizione della Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro, e sono in compagnia di Giancarmine Verlotta di Blue Zone. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Blue Zone propone una serie di corsi di formazione e di orientamento, ma ce n'è uno in particolar modo che comincerà proprio a settembre, molto interessante. Il corso IEFP, Istruzione e Formazione Professionale. In cosa consiste questo corso? È proprio così. Blue Zone risulta aggiudicataria di questo programma di finanziamento da parte della Regione Campania, appunto per questo corso IFP di istruzione e formazione professionale, dove si andranno a formare 20 ragazzi. La figura professionale che i ragazzi acquisiranno al termine del percorso, che dura 3 anni, sarà quella di promozione e accoglienza turistica. Per dirla in modo semplice, sarebbe la qualifica professionale che fino a qualche anno fa, essendo la competenza in capo al Ministero, erogavano gli istituti professionali pubblici. A partire da 3 anni questa competenza è passata in capo alle regioni e la Regione Campania ha deciso di mettere a bando questi corsi di formazione di qualifica professionale, appunto rivolta a questi ragazzi che intendono formarsi e poi avere la possibilità di avvicinarsi e di entrare nel mondo del lavoro al più presto, senza fare un percorso lungo che magari li porta al diploma e poi magari all'università successivamente. Io ritengo che è davvero una grande opportunità per tanti ragazzi, per 20 ragazzi che vorranno sfruttare questa occasione. Ai ragazzi non costa assolutamente nulla, è totalmente gratuito il corso, è facile iscriversi, basta contattare Blue Zone. Blue Zone è semplice, l'importante è andare sul sito della nostra azienda, della nostra scuola, che sarebbe www.bluezonesrls.it. Lì si troveranno tutte le informazioni sia per quanto riguarda l'iscrizione sia per quanto riguarda tutto il percorso formativo. Io spero che i ragazzi vengano a conoscenza, anzi grazie a questa possibilità, a questo strumento, io spero di divulgare il più possibile questa possibilità. E il corso inizierà nel mese di settembre e si concluderà a giugno come un normale anno scolastico, e l'orario delle lezioni è dalle 9 del mattino alle ore 14 dei 5 giorni della settimana, quindi dal lunedì al venerdì. Soprattutto un'opportunità da cogliere, ma qui alla Borsa lei ha premiato anche 2 aziende come esempi virtuosi. Siamo infatti anche in compagnia di Riccardo D'Alessio del caseificio Riva Bianca a Pestum e Giuseppe Guarracino EMS Electro Motor Solution di Albanella. Come mai ha premiato proprio queste 2 aziende? Allora, la Blue Zone, dove colgo anche l'occasione per salutare l'amministratore unico, che è il dottore Giuseppe Capezzuto, che in questo momento guida la nostra società. Noi siamo davvero onorati di avere questa mattina ospiti qui con noi 2 aziende della Piana del Sele, molto molto importanti. Noi siamo orgogliosi di essere stati selezionati come quale ente di formazione per seguire le loro attività formative. Il premio che stamattina abbiamo voluto consegnare
all'azienda Riva Bianca, iniziando da Riccardo D'Alessio che è qui a fianco a me, è perché loro ci hanno individuato come ente di formazione per formare, inserire dei giovani tirocinanti, infatti sono stati selezionati, inseriti in azienda dove hanno in effetti svolto un'attività di tirocinio che è durata per un anno, dopodiché l'azienda ha deciso di mantenere questi ragazzi trasformandoli in un contratto di apprendistato che è durato poi ancora una volta 3 anni. Alla fine questa attività di formazione extracurriculare ha dato la possibilità a questi giovani di essere stabilizzati in azienda e oggi sono in organico aziendale. Allora direi di cercare di scendere ancora più nel dettaglio, soprattutto di conoscere meglio proprio questa azienda insieme a Riccardo D'Alessio, cercare anche di capire cosa significa, che valore ha questo premio oggi per Caseificio Riva Bianca. Salve, mi chiamo Riccardo D'Alessio, sono socio amministratore della cooperativa Riva Bianca. Noi nel 2016 abbiamo avuto la fortuna di entrare in contatto con la società Blue Zone della gestione della consulenza e abbiamo sposato dall'inizio subito questo progetto che ci era stato proposto di poter avere la possibilità di entrare a contatto con dei giovani e altrettanto anche dei giovani entrare a contatto con la nostra società e quindi di conoscere, perché oggi è la cosa più importante mettere in contatto azienda e giovani, perché uscito dal mondo della scuola molti ragazzi non sanno ancora dove lanciarsi, e quindi abbiamo sposato questo progetto che ci ha permesso di venire a contatto con 3 ragazzi che subito dall'inizio hanno mostrato interesse nel nostro settore. Dopo i 3 anni di tirocinio, 2 di questi hanno deciso di continuare e in secondo momento abbiamo deciso di stabilizzare. Questi 2 ragazzi si occupano una della parte della tracciabilità e un altro della parte della produzione. Noi siamo un caseificio che fonda le sue radici già dal 92 e ci occupiamo principalmente quindi di produzione di mozzarella di bufala. Cercavamo quindi delle figure da inserire in un settore che ha un'enorme richiesta di persone, soprattutto ricordiamoci che la mozzarella, l'allevamento sono uno dei settori primari più importanti della regione Campania e ha un enorme sviluppo ancora anno per anno, boom di crescita intorno anche al 30%. Quindi con queste 2 figure abbiamo avuto l'onore, quindi grazie soprattutto alla scuola, di poterli inserire e quindi è sicuramente un grande orgoglio. Giancarmine Verlotta, l'altra azienda invece, come mai ha scelto proprio quest'altra azienda? Siamo in compagnia del dottore Giuseppe Guarracino, che è referente della IMS. IMS Electro Motor Solutions è un'azienda che opera in campo internazionale, localizzata proprio sul territorio di Albanella, che diventa orgoglio non solo della nostra zona, ma a mio dire di una realtà aziendale italiana che riesce a imporsi in breve tempo sui mercati internazionali. E anche qui colgo l'occasione per salutare il titolare o l'amministratore delegato della IMS, che è il mio amico Edoardo Vito. Io saluto e ringrazio perché da sempre ha scelto di collaborare con la nostra realtà aziendale che è Blue Zone, e noi siamo felici di collaborare con loro e per noi Noi non consideriamo queste 2 aziende i nostri clienti, noi li consideriamo dei nostri partner, dei partner con i quali bisogna scambiarsi interessi e
anche, diciamo, opportunità per crescere insieme. Che è la cosa poi più importante. Allora, entriamo proprio nel vivo, cerchiamo anche di capire come è nato questo progetto che è stato fatto insieme, cioè questo scambio appunto di formazione con Blue Zone. Passo quindi la parola a Giuseppe Guarracino. Salve a tutti voi. Beh, per noi innanzitutto guardare a questo premio di questa mattina, insomma, è un riconoscimento del lavoro che è stato svolto, ma sicuramente è anche un punto di partenza. Vogliamo guardare un po' oltre il lavoro di cui parlava il dottor Verlotta, che ringrazio per l'invito stamattina a questo evento così importante, tra l'altro in questo contesto che ci parla un po' di ripartenza in tutti i sensi, no? Siamo qui da dove il mare ci porta chissà verso altre sfide, altre conquiste. Vogliamo realizzare anche noi quello che è nei progetti che principalmente Blue Zone porta avanti, cioè quello della formazione. Il nostro rapporto, come diceva il dottor Verlotta, sicuramente è prima amicale e quindi di partnership legato a un rapporto di non solo di collaborazione ma anche di fiducia che si instaura con chi poi ti segue su alcuni percorsi che tu non conosci. E allora questa fiducia che abbiamo avuto nei confronti di questo ente di formazione ci ha portato a un risultato che oggi è visibile anche attraverso questo riconoscimento. Ma quello che abbiamo vissuto noi come caso aziendale ci ha fatto vedere la crescita della nostra collaboratrice che è stata principalmente interessata da questo progetto, che nel corso di questi 3 anni non solo le sue competenze sono cresciute perché la formazione era come un pane quotidiano, ma perché questo aiutava anche noi dall'altra parte a capire dove dovevamo indirizzare le competenze. E quindi credo che oggi veramente, come qualcuno ha detto durante gli interventi prima in conferenza, c'è necessità che il mondo della scuola prenda rapporti sempre più diretti con le aziende. Sicuramente Blue Zone fa un lavoro che al momento probabilmente è un anello mancante in quello che è il trade union tra le scuole, tra l'istituzione, diciamo, ordinaria e quello che è il mondo del lavoro. Probabilmente lo scollamento si è ridotto anche in funzione di questo tipo di lavoro che fanno gli enti come Blue Zone. Noi ne abbiamo beneficiato. Ora questa, che prima era una collaboratrice, faceva apprendistato, oggi è diventata una in organico all'azienda, quindi ha delle competenze che ovviamente devono crescere, devono aumentare, ma questo ci fa sperare che tanti altri giovani possano seguire la stessa strada. E quindi al di là del percorso formativo che uno può fare, ci sono delle opportunità ed è bene che vengano conosciute. Noi ne abbiamo piena esperienza diretta anche nel campo dell'alta tecnologia, perché ci occupiamo di motori elettrici ad alte prestazioni nel settore industrial ma anche aerospace, e abbiamo dei progetti importanti con compagnie estere che guardano molto più avanti di quello che noi potremmo immaginare. E questo non per darci nessun tipo di aria, ma insomma ci rendiamo conto che se la formazione diventa la base, poi tutto il resto ne viene di conseguenza. Grazie. Allora, grazie mille per questi esempi virtuosi. Ringrazio ancora Gian Carmine Verlotta di Blue Zone, Riccardo D'Alessio del caseificio Riva Bianca e Giuseppe Guarracino di MS Electro Motor Solutions. Grazie ancora. Grazie. Grazie.